Da un lato abbiamo una conferma che l'area del Basso Lodigiano, quindi Codogno, Castiglione e Dadda, sono oggi un centro di un focolaio, possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, perché tutte le situazioni di positività che stiamo riscontrando hanno contatti o hanno avuto contatti di fatto nei giorni 18-19 con il pronto soccorso e l'ospedale di Codogno. Lo diciamo subito, nella giornata del 20 è stata rinvenuta al proprio domicilio una signora di 77 anni deceduta, che è morta, una persona di 77 anni che aveva, voglio dire, tutta una serie di sue patologie. Questa persona, a questa persona post mortem, per scrupolo, è stato fatto un tampone e il tampone è risultato positivo. A oggi non possiamo dire, perché non è ancora stata fatta l'autopsia o gli esami di evidenza, se è morta a causa del coronavirus o se il coronavirus aveva il coronavirus ma è morta per altre situazioni. È un dato di fatto, no? Comunque lo possiamo considerare il primo caso, anche lo annoveriamo tra il primo caso di decesso in Regione Lombardia ed è uno dei due in Italia perché l'altro è quello del Veneto. Il nesso di casualità va un pochino investigato, ma penso che a noi interessa fino a un certo punto.